Pina, la Fondazione Fare Futuro ha organizzato un dibattito sul ruolo della NATO alla luce del conflitto in Ucraina e su come cambia la difesa euro-mediterranea. Sentiamo Fabrizio Frullani. L'aggressione russa dell'Ucraina è una palese lesione del diritto internazionale, così il ministro della difesa Guerini, intervenendo al Senato al meeting di geopolitica organizzato dalla Fondazione Fare Futuro, occasione per analizzare tra l'altro le nuove prospettive dell'Alleanza Atlantica che per il ministro Guerini deve riformarsi per arrivare ad una revisione dei suoi compiti. Con ogni probabilità il principio di difesa collettiva assumerà il ruolo di missione della NATO, come previsto peraltro dai trattati, e sarà sostenuto dai tre compiti fondamentali, cioè la deterrenza e la difesa, la prevenzione e la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa. Sulla necessità che la NATO ripensi il suo ruolo è d'accordo il presidente di Fare Futuro Urso. Occorre, spiega, una visione comune europea su settori nevralgici come la difesa, il digitale e l'energia, senza cui non potremmo tutelare la nostra indipendenza. Urso sottolinea anche la risposta unitaria che la politica italiana ha dato nel condannare l'aggressione di Mosca in Ucraina. Un elemento nuovo e molto importante, dice. È necessario rafforzare la difesa europea per rafforzare la NATO e per farlo è necessario pensare a risorse finanziarie significative, perché è noto a tutti che nel bilancio europeo le risorse per la difesa sono state purtroppo dimezzate. Non è più possibile fare così.